E Radio Radicale, siamo col senatore Daniele Manca del Partito Democratico, cittadino di Imola, che è una città che è in provincia di Bologna, ma che comunque è in Romagna, che ha subito ingentissimi danni per questa brutta alluvione. Allora, la polemica di oggi è che, insomma, ci sarà un concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. E allora, le volevo chiedere come ha preso questa cosa. Il concerto non è stato annullato, e si farà lo stesso. Considerando anche che è stato annullato il Gran Premio di Imola, ecco. Ma guardi, intanto purtroppo l'emergenza è ancora in corso, ci sono decine di migliaia di persone ancora intrappolate nelle loro abitazioni, tante persone che non riescono a uscire, che non hanno l'elettricità, che non sono in sicurezza. In questa fase tutti gli sforzi di tutte le istituzioni, dalla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, a tutte le forze dell'ordine, sono tutte appoggiate a mettere in sicurezza le persone. Sottrarre anche un solo uomo necessario, perché l'organizzazione di un concerto richiede forze dell'ordine in maniera rilevante, perché anche la messa in sicurezza di un concerto comporta ovviamente l'utilizzo di tante persone, dai vigili del fuoco all'ordine pubblico, al sistema stradale. Cioè sottrarre anche solo una persona dall'emergenza è a mio avviso un grave errore, per cui come è stato deciso di non fare il Gran Premio di Formula 1, scelta giusta e indispensabile per evitare ulteriori problemi. Così andrebbe fatto a Ferrara, perché non credo che un concerto in una fase così delicata per l'emergenza di un'intera regione che riguarda intero il paese sia compatibile con un lavoro ancora enorme che tra l'altro sacrifica turni, usa persone giorno e notte H24 per la messa in sicurezza delle persone coinvolte nell'alluvione. Ho capito. Senta, per arrivare a Ferrara dal nord Italia che strada bisogna fare e quanto è difficile arrivare lì e soprattutto tenere un concerto dove ci sono migliaia di persone, magari con il rischio di nuovi episodi di maltempo? Un concerto non ha confine, anche quando ero sindaco a Imola ho fatto tanti concerti, dai Guns N' Roses, a Vasco, agli AC/DC, cioè lì non hanno confine, tutti vengono da tutta Italia. Di conseguenza è un problema rilevante perché ci sono ancora assi autostradali, sistemi ferroviari bloccati con ritardi enormi, quindi per me non ha alcun significato, però non decido ovviamente io. Secondo me le autorità di Ferrara dovrebbero interrogarsi seriamente su questo aspetto. Va bene, e era impraticabile l'autodromo di Imola? Era tutto allagato? Ma guardi, al di là dell'impraticabilità, il Gran Premio di Formula 1 è un evento globale, anche lì arrivano Certo. 150.000 persone, come si fa a realizzare un Certo. evento in una fase dove abbiamo le famiglie ancora alle prese con l'acqua di fronte alle loro abitazioni, con tante persone Potrebbe, non ancora in sì. sicurezza? Cioè, Certo. eventi di quel tipo non sono compatibili con un utilizzo, peraltro, in emergenza, perché in Emilia-Romagna oggi sono arrivate persone, vigili del fuoco, da tutta Italia, cioè non è compatibile organizzare un'altra iniziativa che chiaramente si sovrappone ad un'emergenza così importante, così delicata, ancora da concludere, con tante persone ancora da mettere in sicurezza. Chi potrebbe decidere di non svolgere questo concerto? Potrebbero essere gli stessi organizzatori oppure il prefetto Ma così come è di stato fatto Ferrara? con il Gran Premio di Formula 1, tutti insieme, l'organizzazione del Gran Premio, l'Automobile Club, le federazioni e le città, la regione, si sono accordate che non era opportuno fare un evento di questo tipo in condizioni di insicurezza per tanti cittadini, ma soprattutto anche nel rispetto di una comunità profondamente colpita. Quindi di solito in queste cose si decide tutti insieme, non c'è uno che decide, l'altro che subisce, perché deve prevalere l'interesse generale. In questo momento l'interesse generale è aiutare le persone in difficoltà. Il fatto che Springsteen sia un cantante insomma, di sinistra la fa pensare che poi alla fine. Non c'entra, di fronte a queste tragedie non c'è destra e sinistra, c'è l'interesse generale del paese, è un lavoro di tutte le istituzioni, a prescindere da chi li governa, finalizzato al bene comune, cioè al mettere in sicurezza le persone e a salvare vite La ringrazio il senatore Daniele Manca e le esprimo la mia vicinanza per quello che sta succedendo a Imola, in tutta la Romagna e in tutte le zone colpite da questa alluvione. Grazie. umane. Grazie.